lago Nando Gambino. Inutile presentarlo, libero navigatore. Spesso abbiamo dei suoi autorevoli interventi su fanziti. Questa sera l'ho voluto incontrare per un motivo specifico. Siamo già nella città metropolitana di Catania. Io volevo sapere dall'avvocato Gambino cosa si può fare per uscire dalla città metropolitana. Beh, allo stato attuale, per uscire dalla città metropolitana c'è un solo sistema che è particolarmente difficile, perché la legge, l'ultima legge esercitata del 15 del 2015, detta per le norme per la creazione di nuovi liberi consorzi, ma mette tanti di quei paletti che diventa pressoché impossibile. E ci vorrebbe un forte intervento da parte di politici che possono anche creare consenso, perché bisognerebbe stilare un disegno, tutti i comuni che volessero entrare in quel libero consorzio dovrebbe adottare delibere con la maggioranza dei due terzi, e poi i vari comuni dovrebbero indire dei referendum confermativi. Quindi diviene particolarmente difficile, però non è impossibile. È chiaro che se si vuole tentare questa strada, ed io sono ancora per questa strada, io sono innamorato non solo perché sono innamorato dei cittadini della mia terra, ma anche perché sono convinto che rimanere nella città metropolitana significa annullare una propria identità, una propria storia, e soprattutto andare verso la desertificazione delle città, di queste città minori. E quindi intanto volete, magari utilizzo il termine sognare, io continuo a sognare la istituzione di un libero consorzio, e questo sogno può diventare concretezza solo ed esclusivamente se converge la volontà di chi può, di coloro che possono, cioè degli uomini politici che contano. Quindi tutto sommato è stato già tutto deciso sulla nostra pelle e il nostro malgrado. È proprio così, noi siamo stati annessi alla città di Catania. Allora il voto del Consiglio Comunale, allora, che era contrario a questa annessione, è stato del tutto verificato. La legge, il governo regionale e poi l'assemblea regionale ha varato quella legge sui liberi consorzi, ma questi come libero, di libero hanno solo l'aggettivo, perché in effetti tutto è stato confezionato dalla regione. Ma c'è di più, ci sono stati comuni come Gela, Niscevi e Piazza Armerina che hanno espresso non solo un voto in consiglio comunale, ma hanno anche effettuato dei referendum con notevoli sforzi di denaro per poter creare un ente autonomo. Ma la legge regionale non ha tenuto in nessun conto di tale volontà, così come non ha tenuto conto di nessuna volontà quella dei comuni di Acireale, Acecatena, Ace Sant'Antonio e Santa Venerina, che sono i quattro comuni che hanno adottato una specifica delibera per rimanere fuori dalla città metropolitana di Catania. Allora il percorso è difficile, non abbiamo speranze. Ma guardi, direi che sfiora quasi l'impossibile, ma ripeto a dire, i sogni si possono anche realizzare. Quello che voglio dire è che ci vuole la volontà di chi effettivamente può incidere, diciamo, alla regione siciliana e non solo alla regione siciliana. Abbiamo perso delle occasioni, perché prima che fosse varata la legge, diciamo, definitiva, potevamo essere anche a due passi
dalla costituzione del libero consorzio, ma la verità è che non c'è stata mai volontà da parte della pubblica amministrazione e della deputazione regionale locale. Oggi come oggi potrebbero esserci per certi aspetti alcuni spiragli. La riforma costituzionale ha cancellato le province come enti autonome a livello costituzionale. Cioè, con la nuova Costituzione si dice che la Repubblica è formata da comuni, città metropolitane e regioni. Non esistono più le province a livello costituzionale. E mi chiedevo proprio venendo qui, prima di incontrarti, mi ponevo che fine e che funzione avranno le province della legge dell'esilio o del consorzio in Sicilia. Perché sono state abolite a livello costituzionale, ci sono le leggi che li mantengono in vita. E questo presenta un rischio maggiore della cittadina per i centri minori delle città metropolitane, perché la Costituzione ormai, non prevedendo più le province o i liberi consorzi in Sicilia, ma prevedendo comuni, città metropolitane e regione, dà un peso preponderante, schiacciando alla città metropolitana rispetto alle città minori. Ecco, mentre i comuni che hanno ancora rilevanza costituzionale possono avere una rilevanza esterna, io ho la preoccupazione che quelli che oggi sono comuni, centri minori nella città metropolitana, nel futuro perdano anche questa rilevanza esterna. La preoccupazione credo che sia fondata. Questo è un aspetto fortemente negativo. L'aspetto positivo è perché non essendoci questo cappello costituzionale che ha indotto la regione siciliana a far sì che la città metropolitana coincida con l'intera provincia, potrebbero costituirsi più facilmente altri liberi consorzi, perché in fin dei conti ormai la provincia non è più un ente autonomo a cui delegare funzioni amministrative, così dice la riforma costituzionale. Io non so gli studiosi costituzionalisti quale veste daranno. Si tratterà di un ente territoriale di questa provincia, questo libero consorzio, o semplici consorzi di servizi. Siamo proprio in un tunnel in piena confusione. Allora, quando noi possiamo.